allora c'è chi è rimasto qua finora solo per avere la gioia sadica di vedere in faccia chi prende la maglia di Balotelli. Perché al di- lo dico, chiedo scusa ai luminari, a chi ha presentato i libri, eccetera, eccetera. Poi dicono perché in Italia abbiamo qualche problema. Perché fondamentalmente il nocciolo della serata è questa qua. Te non ridermi mica tanto, che se non ci fossero le luci accese l'offertina la faresti. No. L'unico onesto è stato lui che ha detto no, io la vorrei. Allora, facciamo vedere. Vieni, Jenny. Firmata, c'è una stupenda croce, che farla poi così bene non è facilissimo. Ecco, voi state lì a scrivere il nome, il cognome, eccetera. Mario ci ha messo mezz'ora, però la croce... Dio, è venuta bene, è venuta come possiamo, insomma, voglio dire. Uno che gioca la nazionale dice no, ma io vado a casa perché poi qua non saprei che cosa fare. Vuol dire scusa, ma stai assieme ai tuoi amici, vai in panchina, fagli coraggio. No, ma vado a casa perché ho delle altre cose da fare. Va bene, allora, perfetto. Allora, signori, quella è la maglia originale. Io scherzo, non voglio urtare la sensibilità. Anzi, vi dico subito che chi parla era Verona quando il Milan è retrocesso, era Cesena quando il Milan è retrocesso, e uno potrebbe dire, ma tanto se fossi stato a casa era mica meglio. No, c'ero anche con qualche coppa di campioni, insomma.